Sul tavolo del governo regionale ci sono ancora tante, troppe vertenze irrisolte, dietro le quali ci sono lavoratori, famiglie, futuro. Il Molise riparte se riparte il lavoro, se riparte l'occupazione. I sindacati lo dicono a gran voce, rivendicano il loro ruolo, chiedono di essere ascoltati e coinvolti. In particolare il segretario generale della CISL, Gianni Notaro, teme gli effetti devastanti che ci saranno quando finirà l'azione che blocca i licenziamenti e sottolinea il peso che il lavoro dipendente ha sul prodotto interno lordo. Bisogna ripartire dal lavoro, è chiaro che la soluzione di una vertenza deve significare ricollocazione al lavoro o continuità lavorativa. Noi purtroppo invece temiamo che soprattutto quando finirà l'azione che blocca i licenziamenti ci possa essere un ulteriore baratro. Temiamo perché l'utilizzo degli ammortizzatori sociali che doveva tamponare rischia di essere vanificato. L'Istat certifica che la mancanza di reddito da lavoratore dipendente incide per l'80% sul PIL, quindi che bisogna ripartire dal lavoro credo sia la componente unica per rilanciare. Poi noi vogliamo certamente partecipare, rivendicare il nostro ruolo, ma diciamo che è necessario che loro ragionino con tutti, con i datoriali, con noi, con tutta la società, perché il futuro è nostro, non è di alcuni, e questo noi lo rivendichiamo a livello nazionale perché ci sono delle ricadute su scelte che devono essere fatte importanti per noi, come è importante rimettere al centro il sud dove il Molise c'è tutto. A proposito di grandi vertenze, martedì sarà una giornata campale per il futuro della GAM. Alle 16.30 i sindacati FAI CISL, FLAI CGL e Willa Will incontreranno il presidente della regione Donato Toma nella speranza di trovare una soluzione seppur in zona Cesarini. I lavoratori invece attenderanno l'esito dell'incontro sotto Palazzo Vitale, dove dalle 15 ci sarà un presidio al quale parteciperanno oltre 100 padri e madri di famiglia.